Non è contento ancora il coach, nonostante la vittoria, la bella vittoria dal punto di vista fisico e dal punto di vista della volontà. No, io ti dico, no, innanzitutto è stata una bella partita da un punto di vista di intensità e di aggressività. Da un punto di vista di gioco e realizzazione direi di no. Però noi vogliamo giocare queste partite qui. Però non sono contento per il semplice fatto che non capisco come mai ci sono dei miei giocatori che non si divertono, cioè che hanno facce tristi, si piangono addosso perché sbagliano due tiri ed è una cosa incredibile, perché io l'unica cosa che ho chiesto stasera era di essere spavaldi, di prendersi tiri anche da 10 metri, convinti, e non capisco quale sia il motivo. Cioè, capita a tutti i giocatori di avere due partite in cui non si segna, tre partite in cui non si segna, ma non si può al primo errore cambiare faccia e lasciare la squadra in quelle condizioni, cioè non essere presenti su anche le piccole cose. Devo essere sincero, faccio i complimenti ai ragazzi per l'applicazione che hanno messo in campo, perché una difesa così raramente mi è capitato di vederla in Serie C, però bisogna essere più liberi di testa, ma non capisco il motivo in attacco di, quando c'ho il tiro, di prendere il tiro convinto e sorridere perché non voglio vedere musoni, non voglio vedere atteggiamenti di autocommiserazione, voglio vedere gente che tira per far canestro. Io non ho mai cambiato nessuno se sbaglia un tiro, io cambio quello che ha paura a prenderselo, che tituba nel prenderselo. E quindi sono contento per la vittoria, perché ce la siamo meritata con la grande difesa che abbiamo fatto, ma in attacco voglio che i ragazzi siano più liberi e tranquilli. Capisco l'allenatore e lo staff che magari non sono contenti di quello che può essere diciamo il punteggio. In effetti si vede, perché tiriamo poco rispetto agli altri, ma non che sbagliamo oltretutto, ma tiriamo proprio poco, e questo deve essere superato. Questo, ma basta lavorare in palestra, insomma, non è questo il problema. Sono contento perché questa vittoria qui ci riscatta, diciamo, dalla partita persa la volta scorsa con una squadra forte, forse più della Synergy, e quindi io personalmente sono soddisfatto. Ovviamente parlo di vittoria, poi le livelli di tattica e tecnica non sono io che devo parlare. Sono contento proprio perché, diciamo, abbiamo vinto una partita di gruppo, questo è molto importante, e più che altro abbiamo fatto una difesa spettacolare e non a caso pare che siamo la miglior difesa del campionato. Questo ci aiuta molto, quindi sono contento di questo. Approfitto per fare, essendo l'ultima partita dell'anno, gli auguri a tutti i nostri tifosi, a tutti i nostri tesserati, ai nostri dirigenti, ad Arezzo TV, perché è sempre la televisione del basket, un bellissimo augurio ovviamente alla squadra, ma un bellissimo augurio a tutta la città di Arezzo.